Salve a tutti youtubers, qui è Sciarchelle, questo è un video di aggiornamenti riguardante i miei progetti. Allora, Super Dragon Ball Z innanzitutto, che ci siamo, è vicinissimo, il 4 aprile, siamo stati costretti a dividerlo in due parti, perché sta venendo più lungo del previsto e per via anche di contrattempi che non ci permette di finirlo tutto il 4 aprile. Quindi, pensato, anziché posticipare e poi fare un upload grosso come una casa, anche perché per la missa velocità di upload che ho io proprio lasciamo perdere, ho deciso che dividerò il progetto in due parti. La prima parte uscirà il 4 aprile e la seconda è la settimana, il mercoledì dopo, vale a dire l'11 di aprile. Purtroppo sono stato costretto a fare così. Sarà momentaneamente disponibile solo su Dailymotion, perché altri host purtroppo ci sono problemi sempre con sta licenza della Toei del cazzo che deve romperci i maroni. Una volta uscita anche la seconda parte, metterò in un file solo, cioè la versione integrale, da scaricare su Mega. Quindi chi preferisce può vedere sullo streaming diviso in due parti su Dailymotion, oppure scaricarselo da Mega tutto intero. Dovrebbe finire per durare dai... perché io avevo scritto 90 minuti, ma penso che durerà su 1 ora e 50 al massimo. Non è ancora sicura la durata perché ci sto ancora lavorando veramente tanto in questi giorni, ma la durata penso che non la farò andare oltre 1 ora e 50, per adesso la stabilità è quella, perché sennò toccherebbe tagliare veramente tanta roba e non sarebbe più il best of che avevo in mente io. Già ho tagliato parecchissimo ovviamente, perché 291 puntate dove le metti? Io, per darvi un'idea, ho tagliato tutta la parte della squadra Ginyu, perché sinceramente è una delle cose che mi piace di meno, proprio l'ho fatto a seconda dei miei gusti. Ho messo più che altro le scene più popolari dell'anime, diciamo, per così dire. Io spero che lo apprezziate. E scene di film special, no, ci saranno solo quelle di Bardock e del futuro di Trunks, i film no, proprio. Stavo pensando che potrei fare un secondo montaggione solo sui film con il doppiaggio della Dynamic, così da avere due versioni, insomma, di sto Super Dragon Ball Z. Fatemi sapere cosa ne pensate, ma io comunque devo ancora pensare a The Place 2, che uscirà prima di Vivere un Incubo 2, perché Vivere un Incubo The Theater ho deciso di rimandarlo un pochettino, non troppo, cioè di farlo uscire perché era previsto che uscisse prima di The Place 2, ma vorrei aggiungere delle cose in più alla sceneggiatura perché come film mi sembra davvero troppo corto, quindi, e non starebbe al passo col primo, quindi ho pensato lo mandiamo un pochino dopo The Place 2, così girerò altre scene e sarà un pochettino più lungo. Il trailer ufficiale di The Place 2 dovrebbe uscire poco prima della metà di aprile, ma di sicuro il film completo andrà ad uscire tra i primi di maggio, insomma, mentre invece Vivere un Incubo tra fine maggio e i primi di giugno. Ribadisco, non è ufficiale, potrebbe variare la data di uscita a seconda di cosa succede. Per adesso l'unica cosa certa è che sto Super Dragon Ball Z, metterò la prima parte 4 aprile e seconda parte 11 aprile, e spero vi piaccia, ci ho messo tutta la passione che potevo, tutto l'impegno, lo sforzo. Tra l'altro è diventato un casino reperire le puntate di Machine Buu, che non si trovano proprio quelle rimasterizzate, è veramente un casino, però alla fine ce la sto facendo piano piano. Per adesso è tutto, qui è Sciarchelle, vi diamo appuntamento al prossimo video. Shoo!